Buongiorno, 24 aprile, riepilogo delle attività che abbiamo fatto con la scuola. Allora, in parte con la scuola, in parte le ho fatte io. Queste qua sono le piantine di avocado, questa si sta riprendendo, queste due sono in rigoglio, questa finché c'è una scintilla di vita la terrò. Questo è il recupero di quella panna palu di quella palla pal di quella canna palustre di 60 anni e sono convinta che recuperare le piante antiche sia una cosa importante. Queste sono le piante di noce, ne ho fatto una trentina, le ho date ai miei alunni, ma questo l'abbiamo fatto a fine dicembre. Queste sono le prime piante, le piante della lanterna cinese. Qua abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo, c'eravamo tutti quanti molto scoraggiati, devo dire, perché hanno un tempo di gestazione molto lunga. Li abbiamo piantati a ottobre, sono spuntati e sono diventati delle piantine adesso. L'ultima attività che abbiamo fatto con le classi è stato con i semi di carrubo. Queste piantine di semi di carrubo, che sono diventate piantine, a tutti gli effetti, adesso hanno una ventina di giorni, ma sono in splendida, splendida, splendida forma. Questo è quello che ho fatto io e non quello che hanno fatto gli alunni. Questi sono i semi di cotone che mi erano stati regalati da un mio alunno, e invece qua ci sono e rimarranno qua perché c'è la temperatura ormai probabilmente si è pure aggiustata. I semi di nespolo che con il metodo delle bustine di carta bagnate stanno prendendo tutti. Se tutti i miei alunni mi avessero seguito in questa attività, avremmo veramente riforestato il mondo.